Questo è il mio simbolo, sarà sul listino, quindi il simbolo della coalizione e del presidente Pinotti. In questo momento siamo, diciamo, a buon punto, abbiamo chiuso con i democratici, l'Italia dei Valori, Sinistra, Ecologia e Libertà, c'è la disponibilità dei socialisti, Verdi, c'è aperta un'interlocuzione con il credito dei pensionati e si sta valutando con rappresentanti del mondo moderato cattolico la possibilità, l'eventualità di una lista civica che possa rappresentare questa sensibilità e possa intercettare i tanti moderati, i tanti cattolici moderati che delusi da Formigoni, che ormai è chiuso dentro la morsa dell'estremismo leghista. Con l'UDC non è una partita chiusa, io credo che l'UDC si potrà fare una sorta di accordo di collaborazione su molti punti, a partire dai temi della famiglia, che saranno temi centrali anche nel mio programma. Cresce il disagio nel pezzo dell'opinione pubblica lombarda, faccio riferimento a quell'opinione pubblica lombarda moderata, cattolica, nel mondo del cattolicesimo, che vede con grande delusione questa prigionia di Formigoni rispetto alla linea. Quindi c'è un profondo disagio in un mondo che non rinuncia a una rappresentanza in cui veda la Lombardia, ed è la mia idea della Lombardia, con la testa nel mondo e i piedi nel borgo, per capirci, per i piedi ben saldi sul territorio, ma la testa nel mondo, la testa che sia davvero aperta e che sia torni ad essere quella regione dinamica anche dal punto di vista sociale, non soltanto. Quello che noi vogliamo dire ai lombardi è questo: la nostra alternativa è per rimettere combustibile, per ridare velocità alla società, all'economia, alla comunità lombarda. Noi saremo in 500 piazze il 27 e il 28 di febbraio, una grande iniziativa popolare, una grande iniziativa di confronto con i cittadini. Sarà un weekend in cui in 500 piazze la coalizione sarà presente per decidere insieme nel confronto e nel dialogo con i cittadini le nostre priorità. Nei prossimi giorni partiranno sul mio sito il 10 forum, che 10 forum online, che su 10 tematiche importanti chiederanno la possibilità ai cittadini di poter interagire, di poter fare delle proposte.